il partenariato per la lotta alla malaria è una delle avventure più grandi insieme a quella che si sta conducendo per la lotta contro l'AIDS e la tubercolosi, perché non c'è dubbio che da qualche anno si è capito che senza partenariato, anche tra pubblico e privato, non si va da nessuna parte. Ecco, bisogna che tutti gli attori interessati in qualche modo a combattere queste malattie si mettono insieme, si mettono allo stesso tavolo e ognuno riesca a dare quello che sa dare o quello che può dare. In realtà sta funzionando sia per la malaria, ha funzionato molto bene, sta funzionando molto bene per l'AIDS e anche per la tubercolosi sta marciando, certo la strada è ancora lunga. Beh, sicuramente bisognerebbe cercare di evitare la frammentazione degli interventi. Questo è quello che è successo negli ultimi anni. Ci sono stati interventi troppo verticali, troppo staccati uno dall'altra, per cui ci sono state duplicazioni, sprechi. Adesso bisogna cercare di mettersi tutti, anche se sono a volte partenariati distinti, ma lavorare insieme, scambiarsi le informazioni e cercare di creare valore aggiunto e non duplicare. How it looks at issues. Progetto Malaria, che è un progetto di partnership di Sanofi Aventi, di Sanofi Aventis, e che mira a combattere, a debellare la malaria che è uno dei flagelli, che basta immaginare che muoiono ogni giorno 3.000 bambini o giovani donne. La malaria è stata debellata in tutto quanto l'Europa, nell'emisfero occidentale, ma in tutto quanto l'emisfero sud ancora produce milioni e milioni di morti ed esistono le capacità tecnologiche in Europa, esistono le capacità tecnologiche di ricerca, di produzione e la capacità di trasferire il know-how nei paesi africani in modo da renderli indipendenti sia sul campo della formazione dei medici sia sul campo della gestione dei prodotti, compreso anche tutti gli aspetti di farmacovigilanza, regolatori e quant'altro. Oggi le patologie come la tubercolosi, la malaria, la leishmaniosi hanno a tutti gli effetti in Italia dei centri altamente qualificati per la produzione dei principi attivi. Basta ricordare che il più grande farmaco per la cura della tubercolosi è nato in Italia dalla ricerca italiana e ancora oggi rappresenta lo standard di riferimento. Quello che fa Sanofi Aventis nell'ambito di un progetto di partenariato non è di trasferire dei fondi finanziari e abbandonare poi i nostri partner in Africa a gestire e occuparsi di acquistare i prodotti, è quello di stabilire una reale partnership che permette di fare evolvere la popolazione medica che opera in Africa, renderla indipendente, creare un'industria farmaceutica in questi paesi che possa soddisfare i bisogni.
Il progetto Leggere per Crescere, che cos'è? È questa novità, questo testo in diverse lingue? Sì, il progetto Leggere per Crescere è un progetto per la promozione di lettura alta dai genitori ai bambini in età prescolastica, che come sappiamo benissimo aiuta moltissimo lo sviluppo psichico dei bambini, ma anche la genitorialità e i legami fra genitore, educatore e bambini. Questo progetto già in vivo da 2001 ha coinvolto 450.000 famiglie italiane in 14 regioni, 11.000 operatori, educatori, medici, quindi molto importante. Progetto Leggere per Crescere Intercultura è un progetto che cominciamo adesso che focalizza sui bambini degli immigrati. Con materiale in 6 lingue, compreso rumeno, cinese, arabo, veramente cerca di portare i benefici del progetto Leggere per Crescere alla grande comunità di immigrati, credo a un'iniziativa importante perché la integrazione comincia con i bambini, il futuro sono i bambini e anche nel Leggere per Crescere come progetto vogliamo portare avanti questo concetto.